Ben ritrovati a tutti da Letkar in questo nuovo video, indovinate, a tema Elden Ring. Oggi vi porto un'altra top, finalmente stavolta aggiornata. Spero che stavolta il video esca prima che mi ricambia di nuovo tutto From Software con un'altra patch. Stavolta speriamo che ci siamo. Anzi, soprattutto questa classifica adesso è dettata da quello che è cambiato nella patch un paio di settimane fa. Questa sarà la prima parte di due video, questo incentrato sugli incantamenti, sugli incantesimi. Avevo già portato quello delle stregonerie, riporterò anche un altro delle stregonerie aggiornato subito successivamente a questo video. Allora, quindi vi premetto già, vi porto una top 7 degli incantesimi, secondo me, più forti del gioco, che ho avuto modo di testare dopo aver settato 7 volte il gioco, averli raccolti tutti, sia incantesimi che stregonerie, un minimo vi posso dire. Come al solito, non è detto che anche voi considerate questi incantesimi più forti o che li mettereste in questa posizione. Voi fate i vostri commenti, ditemi cosa ne pensate, non è un problema, ci si può discutere. E niente, partiamo subito, direi. Free Knives. Allora, siamo pronti per partire con questa carrellata di incantesimi. Adesso mi viene a dire stregoneria, porca. Comunque, incantesimi. Allora, partiamo dall'ultima posizione, per me la numero 7. Al numero 7 io ci metterei l'Aeonia Cremisi. L'Aeonia Cremisi vi faccio vedere qual è. Memorizza incantesimo, è questa qui, Aeone Cremisi. Genera un fiore colossale che prorompe in marcescenza scarlatta. Richiede 35 di fede, quindi una discreta quantità di fede. E è la cosa brutta che però occupa 3 slot. Occupa 3 slot incantesimi per essere utilizzata. Come si prende? Ve la dropperà l'anima, cioè trasformando l'anima di Malenia potrete ottenere questo incantesimo qua. Che cosa fa e perché è in classifica? Allora, vi dico che è uno di quelli che è già stato ritoccato con la patch. Quindi è aumentata l'hyper armor, ovvero il danno che possiamo prendere mentre lo castiamo, ed è aumentata la velocità di casting, perché era molto lento prima da castare. E che cosa fa? Fa esattamente la mossa di Malenia. Quindi quando lo lanciamo, facciamo prima questa animazione e poi esplode nel fiore esattamente come Malenia. Per fare massimo danno, dobbiamo essere abbastanza vicini e far sì che. Adesso me l'ha parato, stranamente. Dobbiamo far sì che. Se te lo para, puoi fare un tubo. Dobbiamo prima di tutto non farcelo parare e dobbiamo far sì appunto che esploda. Che quindi, prima ad esempio, questo qui che non facciamo, scusa, però magari adesso sono distratto. Ecco, nel momento dell'esplosione è quella dove fa il maggior danno e in più tutti i petali a fianco continuano a far danno. È molto buono l'incantesimo ad area, che adesso con le migliorie che ha avuto è diventato sicuramente molto più utilizzabile. Attenzione che come questi nemici qui ve lo possono parare, però vedete che continua a prendere danno anche dopo. L'unica pecca a cui bisogna fare attenzione, neanche tanto piccola, però bisogna fare attenzione, è che voi prendete danno sia durante il casting sia quando siete lì al centro del fiore, un po' come succedeva durante il boss. Quindi dovete fare assolutamente attenzione in quei due frangenti di essere un po' coperti. Però è un incantesimo che è migliorato molto e che comunque adesso ha il suo perché adesso è utilizzato, vi dico, soprattutto con tanti nemici, comunque con nemici intorno è molto buona, secondo me. Bene. Passiamo invece al sesto posto, un altro incantesimo già molto forte prima e di nuovo potenziato, ovvero il Ruggito di Greyholl. Il Ruggito di Greyholl costa 28 fede e 17 arcano, perché fa parte di quella serie di incantesimi dei draghi, che si ottengono portando i cuori di drago. Anche questo occupa 2 slot, non ne occupa uno, e emette il Ruggito del drago antico Greyholl. Allora, ovviamente questa è già una build fede arcano, quindi dovete potenziare un po' l'arcano, come tutti gli incantesimi dei draghi. Lo otterrete uccidendo il drago colossale, quello immenso che c'è in quest'area qui, quello che se avete già visto si usa per farmare o comunque si uccide col sanguinamento perché ha una vita infinita ed enorme. Poi portate tranquillamente a una delle chiese del culto, questa qui della Comunione Dragonica, i cuori e potete ottenere questo incantesimo qua. Allora, perché è molto forte? Lo proviamo subito.
Ah, vi faccio una premessa, non guardate tanto i danni perché non ho una build e non ho tutti gli oggetti incentrati su ogni incantesimo che vi sto facendo vedere. Quindi più che altro vi sto facendo vedere la loro funzione, quello che fanno di effettivo. Se volete poi potenziarli, renderli veramente forti, ovviamente costruiamoci una build a tema. Allora, questo incantesimo è molto forte, ha i suoi perché. Adesso proviamo a tirare un po' più di amici. Perché un altro incantesimo ad area. Allora, aspetta che suona il corno qua. Allora, anche qui bisogna fare attenzione solo al cast perché siamo scoperti durante il cast. Però durante il grido fa veramente male. Adesso, di nuovo. Come vedete, è un grido e fa esattamente il grido del drago. È un incantesimo d'area, attenzione che come vi dicevo appunto può essere interrotto. Però perché è forte? Perché non è neanche tanto lungo il tempo di cast se ci facciamo caso. Ha un'area tutta circolare intorno a sé, quindi quando lo lanciate colpisce tutto intorno, anche dietro. E sbatte anche per terra. Come vi dicevo però gli scudi sono sempre di rottura di balle perché vi bloccheranno l'attacco. Quindi non risolve il problema degli scudi, ma poche cose risolvono ovviamente il problema degli scudi, se no non servirebbero a nulla. Però io lo considero molto buono. In determinate posizioni può sbattere a terra, può buttare giù, appunto becca anche dietro, quindi anche se siete circondati non è solo nell'area davanti, quindi rimane comunque un incantesimo molto forte. E come vi dicevo, appunto, anche questo è stato potenziato durante la patch e diminuito il tempo di recupero. Poi il quinto incantesimo, secondo me, più forte è questo qua, invece. Memorizza incantesimo. Sono le pietruzze. No, si chiama pietruzze, si chiama proiezione bestiale. Scaglia velocemente una salva dei sassi acuminati. È un incantesimo che vi usa contro, ad esempio, Malekith. E quindi l'avete già visto. Per ottenerlo, invece, questo dovete portare le radici, quelle che ottenete da questi boss qui, i traghettatori, alla bestia che vive qua, in questo posto qui. Al santuario ferino, già tra le prime, se non il primo o il secondo, comunque ve lo danno già velocemente. Perché è molto forte? Perché, come vi ho fatto vedere, non costa poco relativamente castarlo, è molto veloce da castare e dà fastidio. Interrompe le animazioni, richiede niente, 10 di fede, occupa solo uno slot. E interrompe le animazioni, è molto veloce da castare, quindi può essere utile anche per bloccare certi tipi di mostri avversari. Vedete, si casta ovviamente danno ridotto confronto a quelli che abbiamo visto prima, però quando lui sta per attaccare, adesso ho sbagliato il tempo, però ecco come adesso, se prendete bene i tempi, non fate come me che faccio schifo, gli interrompete pure le animazioni, quindi anche gli attacchi o le varie mosse che stanno facendo. Ha un discreto raggio ed è velocissimo da castare e potete castarlo anche in serie, quindi secondo me è molto buono come incantesimo. Un po' da usare dappertutto, anche contro i boss. Vedete che interrompe comunque l'animazione. Eccoci, sì, dovete anche mirarlo. Voilà, vedete che è molto più veloce comunque di un attacco pesante di un nemico. Quindi questo lo considero molto utile in molte situazioni. Quindi magari gli altri contro i boss erano un po' inutili, quelli che ho fatto vedere prima, perché sono incantesimi ad area contro un boss, a meno che non evoca cose, beh, è poco utile. Invece questo qui è utile in praticamente in tutte le situazioni. Poi passiamo subito alla quarta posizione. Invece, in quarta posizione io ci avrei messo questi qua. Triplici anelli di luce. Scaglia tre anelli di luce davanti all'esecutore. Allora, c'è anche una versione con un solo anello. Io preferisco questa. È un incantesimo particolare perché richiede sia intelletto che fede. E perché lo considero molto forte? Allora, l'incantesimo di prima, le pietruzze, non sono state modificate, erano forti prima, forti rimangono anche dopo la patch. Questo è un altro incantesimo che è stato migliorato dopo la patch, è stato aumentato il danno. Quindi effettivamente fa più danno di prima della patch. Per ottenerlo, ve lo dico già, lo posso far vedere però nel dettaglio, adesso non posso in questa run perché non ho sbloccato ancora la zona. Dovete arrivare nella parte centrale dell'albero dove troverete in fondo Malenia. Iniziate da qui dal falò, fate un pezzo delle mura, scendete. Al piano sotto c'è una porta di quelle da aprire con le pietre, con le chiavi di pietra. L'aprite e lì dietro trovate nello scrigno questo incantesimo. Allora, perché è molto forte? Ve lo faccio vedere subito. Ha un buon raggio, un bel tempo di cast. Soprattutto questo, cioè spara da questi anelli.
che vanno in avanti e poi tornano pure indietro. Quindi adesso ad esempio con i nemici con gli scudi questo gli fa male. Soprattutto potete castarglielo in faccia e se li beccherà tutti e tre gli anelli, se lo castate qua si becca il danno di tutti e tre gli anelli. Questo non è tanto che non c'ho la build apposta, ma fidatevi che fanno il loro lavoro. Evidentemente dopo questa patch è cambiato il suo livello di utilizzo. Riproviamo, ve lo faccio vedere anche su questo qui, magari non mi faccio uccidere come deficiente. Vedete che li para, però poi tornano indietro. Più gli siete vicino quando tornano indietro, più se li becca, perché... vabbè, adesso è morto. Perché se state lontano magari becca solo l'anello principale. Vi consiglio, piuttosto contro un boss, contro nemici veloci, che non riuscite... piuttosto che usare questa versione che consuma anche più mana, usate quello singolo. E va benissimo uguale, perché tanto il principio di funzionamento è lo stesso. E... bon, adesso passiamo al podio finalmente. I tre incantesimi che considero più forti. Allora, uno dei più forti sicuramente per me, che è cambiato molto con la patch, è questo. A parte che è uno dei più belli, mi piace un botto. Il falcione di Lansexx, vabbè quello. Esegue un fedente discendente con un falcione folgorante scarlatto. Richiede 40 di fede, quindi è un incantesimo già da build fede abbastanza netta, però occupa solo uno slot. Chi ve lo dà questo incantesimo? Ve lo dà l'omonimo drago. L'omonimo drago che dovete affrontare in due combattimenti separati. Il primo lo affronterete in questa zona qua. Vediamo se ve la trovo. Dovrebbe essere qua. In questa salita qua. Qui lui calerà giù. Fate il primo combattimento, gli togliete metà vita e se ne va. Quando se ne va la prima volta lo ritroverete nella parte alta, esattamente in questo altopiano qua. Uscite dalla capitale, fate questo giro qui, salite da questa... qui si può salire su questo altopiano e lo combatterete qui. Quando morirà vi dropperà questo incantesimo. Perché è forte? Questo è uno che è diventato molto più forte dopo la patch, perché era molto lento il cast, non aveva hyper armor e tutto quanto. Come gli altri che abbiamo visto adesso, senza hyper armor ve li interrompono. Invece questo è molto forte perché è diventato molto veloce e sei molto resistente quando lo lanci. Ha un'area molto grande davanti a sé, è molto veloce a castare e non costa neanche così tanto castarlo. Questo è un ottimo incantesimo, adesso questo possiamo provarlo tranquillamente contro tanti, dovremmo riuscire a castarglielo tranquillamente senza morire come degli ebeti come fino adesso. E vedete che comunque questo, anche se mi attaccano, non importa, sbatte a terra tra l'altro e fa veramente malino, contando che adesso vi dico non ho una build giusta. Ok, dovete fare attenzione che almeno dovete eseguire la prima parte dell'animazione per poi essere più resistenti, se proprio mentre lo castate ve lo possono ancora interrompere. Ovviamente il discorso degli altri vale lo stesso. Gli scudi possono sempre pararlo, quindi non è come l'ultimo che abbiamo visto che può passare da dietro. Adesso facciamoci uccidere anche dall'ultimo. Ok, però lo considero veramente molto forte, oltre che molto bello, secondo me, incantesimo. Impugnate i pugni e li lanciate, sempre una discreta soddisfazione. Vi dicevo che è vero che gli scudi lo fermano, ma non del tutto, come vedete comunque è veramente difficile da stoppare. Cioè fa comunque danno anche parato. E niente, quindi questo lo considero uno dei più forti anche contro un boss, perché è relativamente veloce, il danno ne fa comunque, anche se non è un colpo singolo. Quindi anzi, siete più sicuri di beccare un boss di quelli magari più veloci o che si sposta più frequentemente. Bene, passiamo alla seconda posizione. Alla seconda posizione troviamo uno dei più belli, forse ancora più bello di questo, incantesimi potenziato anche questo. Ovviamente questi due sono tutti stati potenziati. Che è la rovina di Placidusax. Eccolo qua. Questo qui, questo incantesimo qui richiede 36 fede, che è buono, che è abbastanza alto. Emette il soffio dorato del Lord Dragonico Placidusax. L'unica pecca che richiede 3 slot, quindi vi occupa 3 slot per utilizzarlo. Perché è così forte? Che cosa è cambiato? Allora, era già un incantesimo non male prima, solo che era molto lento da castare, quindi ha aumentato il tempo di cast. E è una particolarità che lo rende molto potente. Allora, prima di tutto per prenderlo dovete ottenerlo dal boss di nuovo omonimo, boss segreto che troverete qui a Farumazula. E lo troverete subito dopo, quando arriverete per il boss finale qua,
se dovete fare questa salita e qui affrontate male, anziché fare quello, tornate indietro, prendete di nuovo l'ascensore, appena siete sotto, che dovrebbe essere in questa zona qui, vi buttate giù, ci sono una serie di rupi, arrivate al boss e dovete affrontarlo. È un boss discretamente forte e con la sua anima otterrete questo attacco qua. Che cosa fa? Allora, la cosa bella è che appena lo castate, fa questa mossa qui che... Ah, attenzione che comunque per armo ci vuole lo stesso. Però il vantaggio, come dicevo, che appena lo castate fa questa mossa qui che fa danno già solo nel momento che la castate, quindi sbatte da terra. Attenzione che comunque, come avete visto, non è che vi rende poi immune dopo agli altri danni. Però sbattete a terra e se il nemico non vi attacca in tempo, fate questo raggio che ha un'area enorme ed è abbastanza devastante. Potete castarlo anche da qui, tipo, e beccate gente praticamente da tutte le parti. Ed è veramente potente questo considero veramente forte. Vedete che se lo castate da qua, lo sbattiamo a terra e se non è abbastanza veloce il restarti nemico, si becca di nuovo tutti i raggi. Questo è molto forte. Io, come vi dico, vi porto le cose per il PvE, però è anche molto forte per il PvP, soprattutto per l'effetto iniziale che fa la spell, cioè quello di sbattere a terra, di fare danno subito, che è un vantaggio enorme comunque, perché nel senso lo buttate giù e se l'altro non è neanche pronto a fare qualcosa subito, si becca comunque poi tutto ragione. Quindi questo sicuramente è molto molto potente, soprattutto adesso che l'hanno potenziato, è diventato veramente uno dei top. Invece il top per me è una cosa un po' particolare, voi magari non sarete d'accordo, ma io considero uno degli incantesimi più forti. Che è questo qua, memorizza incantesimo, la nera fiamma. Scaglia una sfera di fuoco nero rovente, 20 di fede neanche più di tanto, uno slot 18 di piano, non costa neanche tanto castarlo. Perché è così forte? Perché secondo me è uno dei, se non il proiettile più forte del gioco. Perché ha un tempo di cast ridicolo, cioè lo castate quanto ne volte ne volete, ha un buon raggio ed è fiamma nera. Per chi non sapesse, fiamma nera fa danno in percentuale, soprattutto quelli che hanno tanta vita, i boss, è veramente forte. E potete castarlo appunto con una discreta velocità. E questo ignora abbastanza anche gli scudi, come potete vedere. Costa abbastanza poco e veramente fa veramente veramente male. Quindi vediamo un po' la distanza. Distanza più o meno così media. Diciamo che media. Non è neanche così poca. E fa veramente male e ne castate veramente tanti. Adesso no, da lì non beccherò mai. Questo ho esagerato. Però con le giuste build, le giuste cose, questo incantesimo è veramente, veramente forte. Adesso proviamo su questo qui di spalle. Perché poi vedete che l'animazione è veramente veloce di lancio. E soprattutto, vi ripeto, la cosa più importante è che è fiamma nera. Che è veramente utile contro certi boss che gli togliete in percentuale. Vedete che è molto più veloce di un attacco pesante in media di un nemico normale. E questo come si ottiene? Questo si ottiene invece... Da, aia. E basta morire adesso, eh. Ok, può essere interrotto, ovviamente questo non ha Hyper Armor, quindi fate attenzione, però avendo un bel range di cast, una velocità di cast elevata, è difficile, cioè, non vi fate prendere, non fate come me, ovviamente. Fatelo un po' da più lontano. E come si prende? Molto semplice, non è magari. Allora, dovete prenderlo dal castello, si prende abbastanza recentemente, nel castello Gran Tempesta qua. E dovete partire, vediamo se vi trovo lo slot, non ce l'ho adesso, perché passando dalla mura esterna, perché io adesso ho fatto dall'interno, avete poi un falò che è quello vicino a dove c'è l'uscita per le aquile. No? Lì, non è vero, non dovete andare lì, vi ho preso in giro, dovete andare qua, ve lo faccio vedere. Stavo dicendo una scemanza. Dovete andare qua e ve lo faccio vedere. Facciamo una bella corsa veloce e vi faccio vedere dove si prende. Si prende da un breviario, da un libro, che poi appunto andate a consegnare a chi ve lo può leggere, tipo la tartaruga o i chierici, e poi lo acquistate da loro, incantesimi, insieme a qualcos'altro, forse sempre della fiamma nera, quindi potrebbe essere utile per quella build lì. Allora, andate qua sotto, fate fuori i vari ratti e cose che ci sono qua in mezzo, tranquillamente. Questo ha rotto le bale, lasciami stare. Okay. E dietro questo muro qua dovete avere una chiave, quella lì sempre scintipietra, quello che è, una chiave a spada di pietra, scintipietra, non c'entra un tubo. E qui trovate un forziere, qui subito sulla sinistra, eccolo qui.
e qui vi dà appunto il libro per poterla imparare. Questo qua non è vero, questo è un sigillo, questo qua, ci sono due forzieri. Eccolo qui, breviario di Sacrederma, quindi forziere sulla destra. Prendete quello, lo portate a uno qualunque dei tizi che ve lo imparano. Io potrei portarlo tipo la tartaruga, adesso non c'ho il teleport qui. Glielo consegnate e potete imparare l'incantesimo. E boh, questa è tutto. Questa è tutta la classifica. Ditemi cosa ne pensate. Ditemi pure se voi magari considerate più forte qualche altro incantesimo. Ne parliamo. Vi chiedo come sempre un like e l'iscrizione al canale, che ci fate un piacere immenso. E niente, vi auguro buona giornata. Grazie a tutti per avermi seguito. Ciao da Letgar.